dovremmo essere in diretta col nostro ospite. Davide, mi senti? Sì, sì, buongiorno. Ok, ciao. Buongiorno intanto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, gli ascoltatori. Certo, certo. Grazie a te di essere, insomma, essere stato disponibile anche in questo periodo un po' frastornato per tutto il, tutta Italia, se non tutto il mondo. Beh, tutto il mondo, direi. Esatto, sì. Noi però un po' più duramente degli altri, sotto certi punti di vista. Comunque, allora, tu sei già stato ospite da noi qualche mese fa, forse anche qualcosa sì, di più di qualche fine mese. Fine ottobre del 2019. Ah beh, dai, insomma, su 5-6 mesi fa, e sì. ci avevi parlato un po' della fede Bahá'í. Sì. Ok, allora... Infatti... Sì, vai, vai. No, no, dimmi pure. No, volevo intanto, se ovviamente facevamo un piccolo punto della situazione, ricapitolavi di cosa stiamo parlando, insomma, certo, per chi certo. non la conoscesse. Assolutamente. Beh, in effetti... è una fede, diciamo, non così conosciuta qui in Italia, ma ovviamente presente da molti anni, ed è, diciamo, una delle organizzazioni religiose, quindi in questo caso una fede religiosa nata nella metà dell'Ottocento, che in questo momento storico dell'umanità possiamo considerare tra le più diffuse territorialmente sulla Terra. Questo è veramente un elemento anche interessante. Ok, cioè, intendi che sono più sparsi in tutto il mondo? Sì, in questo momento possiamo trovare comunità Bahá'í o anche piccoli, diciamo, gruppi di Bahá'í o anche un solo Bahá'í, comunque in qualche modo organizzazioni sparse in tutto il mondo, ma quando parlo sparse in tutto il mondo parlo dalla Polinesia alla Terra del Fuoco piuttosto che al Canada, piuttosto che dalla Siberia, quindi nel senso che proprio è una fede molto diffusa, pur non essendo qui in Italia così conosciuta, comunque da un punto di vista della diffusione e della capacità anche di in questi ultimi 150 anni di in qualche modo portare un messaggio rinnovatore per l'umanità, insomma ha fatto molta strada. Infatti la cosa un po' particolare, se vogliamo, sì. in questi giorni veramente epocali, qualcuno appunto parla di giorni apocalittici, sì. io direi vabbè. Comunque sono momenti storici che ovviamente non solo in questo caso una nazione, no? ma l'intera umanità certo. Ricorderà credo per sempre, insomma, in qualche modo resteranno segnate nella storia. Però in questo momento la cosa che a noi Bahá'í ha colpito, sicuramente almeno noi abbiamo rilevato questo elemento particolare, non so se alcuni giorni fa, alcune settimane fa, quando questo gruppo di cinesi, credo non fossero medici o comunque degli aiuti cinesi, sono arrivati in aereo dall'Italia, dalla Cina in Italia, avevano scritto su queste scatole, ma avevano anche uno striscione, se andate in internet lo troverete, anche magari per chi non... E c'era scritto questa frase: siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero e fiori dello stesso giardino. Quindi all'inizio c'era anche un'altra piccola frase: siamo la terra è un solo paese. Questa frase, che molti giornali hanno riportato come un elemento molto bello, chiamata il discorso della fratellanza, e l'hanno sì. indicata subito sbagliando l'autore, ma proprio perché in genere la fede Bahá'í nessuno lo vuole mai parlarne in modo approfondito, perché porta degli elementi di rinnovamento molto importanti, e quindi comunque, come dicevo già in ottobre, quando si parla di religioni qui in Occidente sicuramente si calano le serrande, perché la religione non può portare nessuna novità, no? Può essere diciamo solo la scienza in questo caso a portarla, invece no, invece questa frase che porta questo messaggio, che era stata fra l'altro appunto indicata come frase della fratellanza di Seneca, ma proprio nei siti anti, come dire, questi siti che vanno a scoprire un po', si chiama Query Online, questi siti che vanno a scoprire, tra l'altro Query Online è un sito del CICAP che scopre, diciamo, le frasi che vengono date a magari ad Einstein piuttosto che ad un altro personaggio, no? Magari non è vero, in effetti questa frase viene data
come per certa, e in effetti noi Bai ovviamente lo sappiamo perché è scritta più volte nei libri, nei testi sacri Bai, questa frase viene data come appunto autore, proprio il fondatore della fede Bai, e nei testi sacri Bai c'è proprio questa frase scritta a metà dell'Ottocento. Questo concetto poi parliamo, perché questo concetto di essere la terra un solo paese, mm-hmm, e l'umanità i suoi cittadini, ma siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero e fiori dello stesso giardino, sottende a un concetto che sta alla base di questa nuova rivelazione, che è il concetto di unità del genere umano. Certo. Cioè, praticamente questo nuovo avvento, se vogliamo, spirituale, ci indica fondamentalmente che siamo arrivati a un punto di passaggio epocale, no? E ovviamente adesso noi viviamo dei momenti di fibrillazione, ieri parlavamo con te di crisi vittoria, no? Mm-hmm. Momento di fibrillazione dove l'umanità si accorge che c'è qualcosa che deve cambiare. Però non è ben chiara questa cosa, ovviamente sia i potenti della Terra che anche gli esseri umani in linea generale, chi più chi meno, si stanno ponendo delle domande in questo momento, no? Come certo, mai prima d'ora, no? Ma in parte lo fecero anche nel periodo del Novecento, quando scoppiarono le grandi guerre, e qualcosa in effetti cambiò, anche se magari non ottenemmo una grande, diciamo, agli occhi degli esseri umani di oggi, magari a volte un po' anche persi e demoralizzati, ma dimentichi di quello che era l'Ottocento, alla vista o comunque al ricordo delle guerre mondiali, quasi quasi dici non è cambiato nulla. No, è cambiato qualcosa rispetto a quei momenti, però non basta, mm-hmm, che per ottenere questo concetto di unità nella diversità, intendiamo, sì, perché appunto parliamo di onde, no? Parliamo di foglie che sono simili ma non sono uguali, parliamo di fiori, concetto di bellezza, quindi fiori che sono diversi nel giardino, che abbelliscono questo pianeta, perché noi siamo veramente tutti diversi, ma dobbiamo comprendere che questa diversità deve essere unita da dei principi che non sono solo scritti su una carta, è già tanto aver scritto i diritti umani dopo la seconda guerra mondiale, aver creato un'organizzazione che si chiama ONU, però non basta, perché l'ONU, vediamo, non è in grado di gestire una complessità di questo tipo, perché non è un ente capace di poter, diciamo, agire, mm-hmm, per bloccare magari una nazione che fa esperimenti e poi gli scappa magari di mano qualcosa, piuttosto che perché magari prolifera nel nucleare e crea un problema alle altre nazioni. Noi oggi abbiamo un problema enorme, e cioè qualsiasi cosa faccia una nazione o un gruppo di persone poi si ripercuote su tutto il mondo. Mm-hmm. E questo è un problema che non può essere gestito dalle nazioni singolarmente, ma deve essere gestito da qualcosa che è superiore alle nazioni, da una federazione di nazioni, che può essere limitata magari a livello europeo, piuttosto come lo sono gli Stati Uniti d'America, ma in questo momento vediamo come non basta più nemmeno la federazione di nazioni limitata a un territorio, ci vuole qualcosa di più. Ora, la storia è un po' lunga da raccontare, devo dire, è un po' complessa, però gli scritti Bahá'í, mm-hmm, come ti dicevo ieri sera, non sono una semplice elenco di idee o una filosofia. Qualcuno, quando noi facciamo questi incontri interreligiosi o anche a livello ONU, no? Perché siamo accreditati ovviamente all'ONU, c'è la Bahá'í International Community, e ultimamente anche in Israele, quando hanno chiuso il Santo Sepolcro, la preghiera interreligiosa, c'erano anche i Bahá'í, perché i Bahá'í hanno la loro, come dire, sede proprio in Israele, sul Monte Carmelo, ad Haifa. Mm-hmm. Quindi cosa significa? Significa che questa fede non è una filosofia, non è un sincretismo, come appunto viene chiamato spesso in queste riunioni, come se in qualche modo fosse un coacervo di idee messe insieme, ma questa è una religione rivelata, quindi significa che ci sono dei libri dove ci sono delle frasi ben determinate, dei principi ben determinati, sono libri fatti proprio materiali che si possono trovare
proprio ad Haifa in Israele, ovviamente in internet li troviamo tradotti, e dove la gente può accedere e leggerli direttamente, perché questo è uno degli scopi del nuovo mondo che dovrà nascere, e cioè questa indipendenza dell'essere umano nel conoscere Dio, nel conoscere la volontà di Dio. Non c'è più un'organizzazione ecclesiastica che fa da mediatore, ma noi siamo direttamente responsabili di fronte alla costruzione di questo nuovo mondo. Okay. E oggi più che mai questo si evidenia. Ok, voglio capire un attimo meglio questo discorso. Dei libri che possono essere consultati, per esempio anche la cristianità in qualche modo ha la Bibbia. Sì, certo, la Bibbia, come dire, la cristianità, diciamo, ha il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Esatto. No? Ok, là il fatto è che, come tu sai, la vostra radio penso che abbia anche intervistato, ci sono anche degli elementi che vanno a contraddire le traduzioni, che le Bibbie, sì, ovviamente iniziano a essere, diciamo, nei millenni modificate. Questo non significa per noi bai, tutti i libri sacri sono veri, perché noi vediamo nel progetto di Dio un concetto che si chiama progressività delle religioni, e cioè la volontà di Dio si è sviluppata, è giunta all'uomo attraverso queste fedi che sono giunte agli uomini, no? Ma da sempre questo, e continueranno ovviamente anche in futuro, perché Dio attraverso questi messaggeri porta la propria volontà. Mm-hmm. Attenzione però che una cosa è l'organizzazione religiosa, una cosa è il libro. La Bibbia non è il cristianesimo o l'ebraismo. La Bibbia è la Bibbia, il Vangelo è il Vangelo, il Corano è il Corano. Cioè non confondiamo le due cose. Cioè la parola sacra è quella che cambia il mondo. Certo. Ecco, quindi per quello noi, mentre un tempo ci voleva il mediatore, perché ovviamente non erano in grado di leggere o scrivere, o non avevano la capacità di accedere a certi concetti, oggi questo non è più così. E quindi possono accedere direttamente ai libri, e in effetti in questa dispensazione religiosa l'ordine religioso è stato abrogato. Quindi questa è una nuova legge, cioè viene abrogato l'ordine religioso, cioè non ha più senso che esista in questo momento storico. Però ovviamente ci sono tante novità, a livello economico, a livello sociale, a livello ovviamente di approccio alla vita, no? Però certo, noi siamo, come diciamo, prosecuzione nel disegno divino, siamo all'interno di questo concetto di progressività. Per cui, da quello che mi stai dicendo, nella fede Bahá'í non ci sono, diciamo, i sacerdoti o comunque i responsabili, no, della religione, ognuno è responsabile di se stesso? Beh, questo sì, dal punto di vista individuale. Questo non significa che non esista un'organizzazione. Ok. Questa organizzazione è un'organizzazione che viene democraticamente eletta. Okay. Infatti in questo periodo ad aprile, ma credo che a livello mondiale non so se riusciremo a farlo fisicamente, perché di solito il 21 di aprile si eleggono le assemblee nazionali e le assemblee locali, in questo periodo di aprile è un periodo particolare per noi Bahá'í, dove appunto vengono elette tutte l'ordine amministrativo. Questo ordine amministrativo, che è un ordine amministrativo proprio elettivo, di secondo livello, e poi ogni 5 anni elegge la Casa Universale di Giustizia, che è un nome abbastanza importante direi, che ha sede ed è eletto da tutte le nazioni del mondo, perché in questo momento, come dicevo, i Bahá'í sono presenti in tutto il mondo, quindi tutte le nazioni del mondo, quindi le comunità Bahá'í del mondo, eleggono poi la Casa Universale di Giustizia, che si trova, che ha sede ad Haifa in Israele, sul Monte Carmelo, che fra l'altro è un monte particolarmente interessante, potremmo fare una trasmissione solo sul Monte Carmelo, no? Ecco, partendo dagli australopitechi e dall'Homo sapiens fino ad arrivare ai giorni nostri, no? Per dire quanto quel monte ha un significato, diciamo, nella storia dell'umanità. Però, ecco, quel monte, guarda caso, c'è la sede della Casa Universale di Giustizia. E questo è ovviamente per sommi capi la struttura. Okay. Tenete conto che è comunque agli ascoltatori
Quindi questi libri, che dicevo appunto, esistono, nel senso che sono, cioè nel senso, quando dico esistono, nel senso che la fede ebraica è comprovata storicamente, nel senso che ci sono stati degli storici, tipo Renan, tipo il viceré dell'India, Curzon, tipo il Lessona italiano, torinese, che va a studiare, cioè il movimento da cui poi nasce la fede ebraica è stato un movimento storico che si può studiare, dove ci sono testi storici, dove dici sì, sono esistiti, cioè nel senso che non c'è dubbio in questo caso dell'esistenza del testo originale, ma non solo, ma anche del movimento e anche di tutto quello che è successo. È stata una rivoluzione storica in quel momento in Medio Oriente. Tieni conto che proprio per questo legame diretto tra l'individuo e Dio attraverso la scrittura sacra, i libri bai sono tantissimi. Quindi se la Bibbia ha circa 30-35 mila versetti, sì, sono circa 6-7 mila versetti Nuovo Testamento, insomma, e quindi noi Baha'i abbiamo una quantità di libri che si equivale a circa oltre 500 mila versetti. Caspita, e questi comunque scritti da... Scritti dai fondatori della fede, sì, e che ovviamente sono stati tradotti in parte, perché in questo momento la traduzione, siamo arrivati a una percentuale ancora molto bassa, anche se i libri più importanti sono stati tradotti in tutte le lingue del mondo, praticamente anche dialetti in parte. In italiano c'è il sito bahai.it, www.bahai.it, ma volendo c'è www.bahai.org, che è la sede di Israele. Ma in ogni lingua, francese, tedesco, inglese in modo particolare, russo, insomma, in qualsiasi lingua ci sono i testi. Quindi chi volesse addentrarsi in questa avventura, veramente è un'avventura importante, anche perché i testi sono veramente molto, molto potenti, anche solo nei titoli. E quindi, non so, faccio un esempio, no? Cioè, uno dei primi libri è il libro della certezza, scritto a Baghdad. Oppure gli inviti del Signore degli Eserciti, questo è stato scritto ad Adrianopoli, nel periodo in cui il fondatore, perché è stato praticamente sempre in prigione, imprigionato. Poi ad esempio il segreto della civiltà divina, oppure il libro, oppure un altro, l'ordine mondiale, quindi un nuovo ordine mondiale, che non è la globalizzazione che viviamo, è una cosa completamente diversa. È un ordine mondiale che viene costruito sulla diversità. Quindi un'unità che deve contemplare e contenere al proprio interno il concetto di diversità, che è la bellezza del giardino. I fiori sono diversi, quindi il giardino è bello non perché ha tutti i tulipani, ma perché al suo interno ha diversi colori, diverse diciamo, aspetti dell'umanità. Quindi bisogna creare questo concetto. In questo momento è fondamentale non distruggere il concetto di unità. Noi bai siamo, e ti ringrazio per darci questa opportunità di parlare veramente a molte persone oggi, noi dobbiamo proprio aggrapparci al concetto di unità delle nazioni, dobbiamo costruire l'unità, dobbiamo essere in grado di avere la capacità e la visione che senza unità nessuno ce la può fare. E oggi, in questo momento di grandissima difficoltà, dobbiamo essere consapevoli che esiste la possibilità di costruire un mondo migliore. Certo. Sì. Ed è nelle nostre mani. Più che mai oggi. Noi abbiamo la responsabilità individuale, più che mai oggi, no? Di non uscire di casa, di non contagiare gli altri, ma abbiamo la possibilità individuale. Questo ci insegna che la scienza, ecco, uno dei principi, fra l'altro, adesso mi collego un po' a braccio ovviamente, della fede, vai, è il concetto di parità fra scienza e religione, o unità fra scienza e religione. Cioè, cosa significa? Che la scienza è ovvio che è una sfaccettatura della volontà divina, ma deve essere equilibrata attraverso un concetto spirituale. Tu non puoi, come dire, distruggere o annientare il mondo perché la scienza lo vuole. No, ci deve essere un concetto etico che gestisce questa scienza. Ma nello stesso tempo la religione, quando la religione è diventata ortodossia e quando la religione, vai sul dizionario, trovi
diventa organizzazione di dogmi, riti, quella non è più religione. Perché toglie la consapevolezza. Quindi la scienza in questo momento ha ovviamente la forza che la religione non ha più. Ma ecco che allora non è che è sparito il concetto spirituale, cioè Dio, pur essendo oggi sicuramente, voglio dire, un personaggio quanto sconosciuto, se non solo nei testi antichi, ma no, è presente. È presente. È presente e siede sul Monte Carmelo. Dico una cosa molto forte, però voglio ovviamente stimolare il ricercatore. Certo. Poi alla fine, posso essere anche sinceramente, lo dico con proprio, non sto vendendo nessun prodotto. Io oggi sto dando l'opportunità alle persone di fare la propria ricerca. Noi non abbiamo l'intenzione, cioè l'organizzazione BAE non ha l'intenzione di convincere qualcuno. Cioè qui stiamo giocando col nostro futuro. Ognuno deve fare la propria strada. Ognuno deve crearsi, però, almeno, dico, i principi di unità. Dobbiamo mantenerli, perché una nazione da sola non ce la farà mai a gestire questa difficoltà che noi viviamo oggi, ma anche quelle che verranno dopo, ma anche quelle che c'erano prima. No. Cioè, praticamente lo vediamo, non è in grado di gestirlo. Dobbiamo creare questa visione. Certo. Per me, insomma, è importante far passare questo messaggio. Assolutamente. E qual è la visione per il futuro che ha Nibarai? Cioè, cosa ci aspetta? C'è qualche rivelazione? Faccio l'esempio della famosa apocalisse biblica. Sull'apocalisse biblica, se vuoi facciamo una trasmissione sull'apocalisse di San Giovanni, perché c'è un libro che si chiama Le lezioni di San Giovanni d'Acri, che trovate sempre tradotto in italiano in online, dove uno dei fondatori della Fede Bahai, io evito i nomi perché ci confondono, sì. Ovviamente perché poi sono nomi arabi o così, quindi in questo momento la lingua araba non ha così tanto appeal alle orecchie, alle nostre orecchie, no? Anche se è una lingua semitica come l'ebraico e quindi ha un valore molto importante nella storia dell'umanità. E lo avrà anche in futuro. Però a parte questo, dicevo, nel Sogno di Lacri viene disigillata l'Apocalisse. Quindi nella Fede Bahai si disigilla l'Apocalisse. Dico una cosa molto forte, no? Però è interessante. Quindi in questo momento noi stiamo vivendo all'interno di l'Apocalisse già iniziata nel Novecento, se vogliamo. Cioè direi che diciamo di Apocalissi dove la gente non solo non poteva muoversi di casa, ma veniva ammazzata. Insomma, nella prima guerra mondiale, poi in queste zone l'abbiamo vissuta, la seconda guerra mondiale credo che sia già stata una buona apocalisse. Noi stiamo vivendo in questo momento sicuramente una grande difficoltà, e come mai prima d'ora sicuramente questa umanità, questa nuova, chiamiamo umanità, del dopoguerra ha vissuto. Però se noi non riusciremo a comprendere dove stiamo andando, ovviamente queste fibrillazioni continueranno sempre più impetuose. Perché? Perché ci obbligano in qualche modo, ma questa non è la volontà di Dio, questa è la volontà degli uomini, che non agendo in modo consono, in equilibrio con il mondo in cui vivono e quindi nella società e quindi anche con le nuove leggi di Dio, ovvio compiono degli sbagli, perché se tu, mettiamo a caso, fai degli esperimenti, ti scappa di mano qualcosa, o lo fai scappare, o le tue abitudini alimentari non c'è un'igiene adeguata, o insomma tutta una serie di cose che non comunque sono un errore è tuo. Uno dice un errore, se è un errore materiale, no, è un errore spirituale, etico. Che tu nel momento che sbagli, oggi, le ripercussioni, perché siccome abbiamo la capacità di cambiare le cose, oggi abbiamo una scienza non a caso nata nell'Ottocento e poi nel Novecento, perché anche questo è un concetto che si potrebbe sviluppare, però è ovvio che in questo momento questa scienza lasciata libera, senza limiti, può essere distruttiva. Quindi ecco che il concetto spirituale è un concetto anche pratico, dove tu dici etico, no? Cioè nel senso che tu devi porti dei limiti. No, non si può fare tutto, o almeno si può fare gradatamente e gradualmente. Noi stiamo percorrendo una strada pericolosissima, dove abbiamo cancellato
il limite. Mm-hmm. Lo vediamo in qualsiasi campo, potremmo qui insomma parlarne in vario modo. E abbiamo, sì, in qualche modo, com'è, cancellato l'esistenza del mondo invisibile, che poi fra l'altro ci sta uccidendo, quel mondo invisibile. Cioè, nello stesso tempo che l'abbiamo cancellato, cioè abbiamo cancellato, no, quell'aspetto spirituale che ha contraddistinto l'uomo da sempre, quello stesso mondo invisibile, non visibile, alla fine, no, che non è certo la spiritualità che ci sta uccidendo, ma quel mondo invisibile che studiamo, così vediamo che non siamo in grado nemmeno di gestirlo. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Perché? Perché ogni mossa che facciamo si può ripercuotere a livello mondiale. In questo momento lo vediamo. Magari fino ad ora era un aspetto che toccava altre nazioni. Adesso la cosa sta diventando più evidente. Certo. Non so se io ti ho risposto. Sì. Quindi no, nel futuro assolutamente. Io tra l'altro su questa cosa, per dare speranza, sì, e dare una proprio... vediamo, ecco, volevo leggere questa parte, un pezzo, che diceva appunto in uno dei testi, dice appunto: il principio dell'unità del genere umano, asse attorno al quale ruotano tutti gli insegnamenti, appunto di Baha'u'llah, che è il fondatore di questa fede, che in arabo significa gloria di Dio, comunque non ci soffermiamo sulla sua figura in questo momento. Quindi dice, quindi il concetto di unità del genere umano, asse attorno al quale ruotano tutti gli insegnamenti, non si limita a un mero scoppio di inconsapevole emotività o si configura quale espressione di vaghe e di speranze. Cioè non stiamo parlando di una, diciamo così, interpretazione, di una illusione, di una filosofia, no. Uno poi ci crede o non ci crede, stiamo parlando di frasi molto... molto precise, di principi molto precisi, di questioni molto precise scritte, quindi non cose che non si possono studiare e vedere con gli occhi e leggere sui libri. Non si può identificare il suo appello come un semplice risveglio dello spirito di fratellanza. Quindi cioè, il concetto di fratellanza, di vogliamoci bene, era un concetto che andava molto bene nei secoli passati. Oggi non ci basta più, perché quello era lo scopo delle religioni del passato, di una parte delle religioni. Dice, quindi non è più sufficiente volerci bene così per come fratellanza e buona volontà tra gli uomini. Né esso, quindi certo di unità, né esso mira soltanto a promuovere un'armoniosa cooperazione fra individui, popoli e nazioni. Quindi va ben più a fondo le sue implicazioni, molto più vaste di quelle che i profeti del passato fu concesso a annunciare. Sono le istanze che esso propone, che il suo messaggio non è applicabile al solo individuo, ma ha attinenza anzitutto con quelle relazioni fondamentali che dovranno unire tutti gli stati e le nazioni quali membri di un'unica famiglia umana. Quindi questa organica trasformazione nelle strutture dell'odierna società, un mutamento quale mai il mondo ha finora sperimentato, richiede niente meno che la riedificazione, il disarmo dell'intero mondo civilizzato, un mondo organicamente unificato in tutti gli aspetti essenziali della sua esistenza, nei meccanismi politici, aspirazioni spirituali, commerci, finanze, economia, scrittura, idiomi, eccetera, eccetera. Quindi il cambiamento che noi siamo agli inizi è un cambiamento epocale. Cioè io credo, e quindi, bellissimo, ma dobbiamo vederlo questo cambiamento, dobbiamo accettarlo, no? È come se noi resistessimo, no, a cambiare, come vediamo quanto fatica facciamo a unire, no, gli intenti tra le nazioni europee. È grande fatica, no? Però noi dobbiamo credere che questa possa essere la soluzione. Non è che cancelleremo il concetto che la nazione sparisce, no, non è che sparisca, però da solo non ce la può fare. Quindi questo è il concetto di novità, ecco, è di creare una nuova mentalità nell'approccio al futuro dell'umanità e dell'individuo. Quindi oggi non basta più voler bene al proprio vicino o voler bene a quello più lontano, no, bisogna prendere, come dire, cioè quando l'individuo prende in carico il futuro del mondo, cioè noi oggi abbiamo in mano il futuro del nostro pianeta, siamo pronti a questo grande cambiamento, e questo è descritto nel libro di Baha'i, un grande cambiamento in atto che ha come futuro sicuramente l'unità del genere umano, e questa è una bellissima, ovviamente questo non significa che
dire, non costerà fatica. Vediamo quanta fatica può costare. Però, insomma, c'è una certa... Cioè, io la vivo con difficoltà questa situazione, però, dire, ho anche... nutro grande speranza, ma non solo, è anche grande convinzione che possiamo mettere le basi già oggi di una nuova umanità, insomma, ecco. Ok, quindi... ma che è una cosa che comunque avverrà a prescindere. Sì. Ok. Sì, sì, però attenzione, avverrà a prescindere. Però più siamo consapevoli, meno saranno le fibrillazioni. Ok. Cioè, più noi resistiamo, più le botte arriveranno grandi. Mm-hmm. Cioè, nel senso che più noi ci convinciamo che dobbiamo essere uniti, pur nella diversità, anzi, la diversità è fondamentale mantenerla, però dobbiamo limare tutti quegli aspetti che ci allontanano. Certo, assolutamente. Ecco. Quindi... noi dobbiamo fare in modo che le fibrillazioni siano il meno potenti possibili. Ok. Adesso, per non far soffrire gli individui. Certo. Sì. Tu mi hai parlato di un futuro, diciamo, di evoluzione del genere umano, ma a livello personale, qual è, diciamo, chiamiamola la speranza che dà la fede Bahá'í? Nel senso, una persona che muore va all'aldilà, viene risuscitata, sì, si rincarna, come... No, vabbè, diciamo che in linea generale... sì. Essendo una fede rivelata all'interno del complesso delle fedi abramitiche e quindi in prosecuzione con le altre, con i libri sacri delle altre religioni, sicuramente diciamo, mantiene quello che è l'impostazione del progetto divino, non c'è differenza. Ovvio, ci sono alcuni aspetti che noi chiamiamo leggi secondarie che vengono cambiate. In ogni religione ci sono leggi primarie e leggi secondarie. Quindi leggi primarie, l'esempio più tipico sono i 10 comandamenti. Leggi secondarie sono magari le leggi sui cibi, le leggi ad esempio sulla gestione sociale del momento, il divorzio piuttosto che il matrimonio o l'organizzazione religiosa. Certo. Scusa, ma parlando mi sono un po'... Sì, 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 tranquillo. E quindi assolutamente la visione Bahá'í è una visione dove si parla lungamente dei mondi di Dio. E quindi andiamo anche oltre, ma qui mi fermo. I mondi di Dio sono tanti e infiniti. E quindi questo è uno dei mondi di Dio. Ok, perfetto. Quindi assolutamente non c'è contraddizione nella volontà di Dio. Noi la vediamo la contraddizione, ma io devo essere sincero, mi sono riappacificato con Dio, nel senso che da quando ho scoperto questa nuova rivelazione ho capito che lui non ha mai, diciamo, non c'è contraddizione nella sua volontà, perché ho capito qual è lo scopo. Quindi certo. Le contraddizioni le vediamo spesso legate alle teologie, alle interpretazioni degli uomini. Sì, 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 quello senza un po' di dubbio. Poi molte cose sono modificate nei secoli, no? Nel senso che, sì, appunto, dicevo, e quindi spesso si sono allontanate da quello che era il messaggio principale di quella fede. Certo. Per quanto riguarda la gestione che l'umanità sta facendo del proprio pianeta, della propria esistenza, per quanto riguarda ovviamente il vostro punto di vista, è una, chiamiamolo, uno svarione che ha avuto l'essere umano, o c'è una qualche entità spirituale negativa in qualche modo che l'ha condotta in questa direzione? Il concetto di entità negativa è un concetto, se vogliamo, che insomma, tieni conto che questa fede nasce in Iran, non a caso, e quindi il concetto di bene e male nasce lì, no? Sì. Qualcuno ha mai studiato Zoroastro, no? O il culto degli angeli nel Kurdistan. Voglio dire, cioè, e le grandi religioni, anche lo stesso ebraismo, no? Il cosiddetto la Bibbia dell'acqua, no? Nasce proprio in ambito iraniano, babilonese, o comunque sud iraniano, comunque nella parte islamitica del territorio iraniano. Comunque il concetto di male e bene era un concetto semplificato, che andava bene per un certo livello di tempo, dove doveva esistere, no? Un male, un bene, no?
anche perché in effetti, voglio dire, l'essere umano ha bisogno di essere concretamente e comprendere alcuni concetti. Quindi il concetto di male e bene presente ad esempio negli Avesta zoroastriani, che poi abbiamo acquisito nell'ambito anche cristiano, ma anche nella Bibbia ovviamente c'erano e ci sono, voglio dire, eccetera, eccetera, erano principi molto definiti da, insomma, per comprendere in modo semplificato. Oggi possiamo dire che nei testi Bahá'í c'è scritto moltissimo questo aspetto. Questo non significa che non esista il male, e parlo di termine esiste, esistenza, ma non è reale. Cosa significa? Che questo è il mondo dell'esistenza, ma poi c'è il mondo della realtà. La realtà comprende diversi mondi, che sono i mondi invisibili, che noi non conosciamo. Ok? Quindi la luce, e questo è il concetto a cui voglio arrivare, la luce è, si può studiare, fatta di fotoni che arrivano dal sole. Il buio non è che non esista, perché se io mi chiudo in una stanza, chiudo le finestre, vivo nel buio. Ma questo non significa che lo posso studiare, è assenza di luce. Quindi ecco che allora il concetto di male non è esistente da sé, ma è qualcosa che è in qualche modo la non volontà di vedere la luce, la non volontà di abbracciare i principi etici. Questo provoca nell'esistente, quindi nell'essere che esiste, un comportamento diabolico, se vogliamo chiamarlo con un termine più biblico, certo. No? Ok? E quindi, però questo non significa che di per sé lui si comporta da diavolo, ma questo però ha sempre al suo interno la fiammella che lo può salvare, nel senso può diventare luce. Okay? Quindi noi, ecco, dobbiamo vincere questa forza diabolica o questa volontà di non voler vedere il bene. Quindi noi viviamo sempre questa dualità, no? Ecco, esiste, perché nell'esistenza, in questo mondo la dualità esiste, che c'è, nel senso che è praticamente, diciamo, confutabile, però noi, come approccio, almeno nei testi sacri Bahá'í, chiara questa questione, dove diciamo semplicemente che il bene è reale, cioè è l'unica cosa reale, il resto è negazione, tu neghi. Poi è un po' anche platonico, se vogliamo. Sì, come concetto. Però non che Platone non abbia attinto, perché sulla storia dei grandi filosofi si potrebbe disquisire. Certo. Mi sembra che addirittura Platone abbia avuto il patrigno, che era un ambasciatore al regno di Persia dell'epoca. Quindi andrebbe studiata meglio la filosofia storica, la storia della filosofia. Ok, allora, siamo verso la fine. Intanto ci arriva una domanda. Daniel ci chiede, ma mi spiegate chi è Dio? Una raffigurazione precisa di chi è Dio. Ecco, allora rispondo col primo principio che noi Bahá'í enunciamo. Di solito quando facciamo, appunto come oggi, magari delle giornate, dei momenti di divulgazione, così. Certo. Cioè la libera e indipendente ricerca della verità. Noi abbiamo questa prerogativa in quest'epoca. Lui deve cercarla. Cioè, nel senso che io potrei descriverglielo come lo penso io. Per me, cioè, allora, e poi dico un'altra cosa. Quindi lui è, diciamo, noi siamo come individui responsabili di fronte a Dio. Quindi noi dobbiamo cercare la sua volontà. Poi è vero che nel nuovo concetto che io ho imparato leggendo i testi Bahá'í, e cioè che Dio è inconoscibile. Cioè Dio è un'entità fuori dalla mia portata, ma si fa conoscere attraverso questi messaggeri, quindi le dispensazioni. Quindi ecco che la parola sacra, da quando è stato inventato l'alfabeto, bello sarebbe parlare delle lettere dell'alfabeto, tra l'altro, no? Perché noi lo diamo per scontate, ma dietro le lettere dell'alfabeto c'è un mondo che si potrebbe stare qui veramente mesi. No? Però ecco che allora il linguaggio, quindi la parola sacra, diventa il nostro mediatore. Quindi noi attraverso la parola sacra conosciamo la volontà di Dio. Mentre noi spesso siamo legati all'essere umano che porta queste, come dire, però che ha una doppia come dire, valenza, cioè ha una doppia caratteristica, è divino e umano. E lui è il mediatore fisico, però il vero mediatore è la parola sacra, ok?
che ha la potenza di cambiare il mondo, no? Mm-hmm. E quindi per me in quel caso la mia conoscenza verso Dio è proprio immergersi in quel mare, che appunto siamo onde dello stesso mare. Quella frase che i cinesi hanno portato è un sunto di significati pazzesco. Cioè, la cosa che noi mai siamo stati veramente allibiti, perché quella frase non so chi gliel'abbia data, però quella è proprio una frase che si ritrova tantissime volte nei testi Bahá'í. La cosa ancora più assurda è che non è passato il concetto che è di Bahá'u'lláh quella frase, o comunque dei testi Bahá'í, ma che era di Seneca, addirittura, cosa che non è assolutamente vera, no? Storicamente proprio. Però è così, cioè, è come se vivessimo nascosti, no? Siamo un fiume sotterraneo che in qualche modo esce ogni tanto, ma è così, non c'è niente da fare. Ci vogliono ancora parecchi anni prima che... è così, no? Ma non è così importante, l'importante è che il mondo cambi, poi le cose hanno il loro corso. No? Non siamo così, non c'è smania di voler convincere veramente nessuno. Certo. Veramente non c'è. Questo a me è piaciuto molto, insomma, c'è grande libertà di fare proprio per questo. Con questa grande libertà, ultima domanda che mi viene in mente, come considerate il discorso dell'unione delle fedi, che a volte ci sono state anche in passato, il Papa che diceva va bene qualsiasi fede? È una novità, no? È una novità, perché noi sappiamo che, diciamo, viviamo un momento particolare dove nell'Ottocento più o meno, insomma, e anche all'inizio del Novecento, abbiamo iniziato a capire che esistevano molte più religioni di quelle che abbiamo conosciuto. Quindi parliamo che i primi filosofi, insomma, occidentali a parlare delle altre religioni li troviamo nell'Ottocento, insomma, no? Schopenhauer, che comunque parli del buddismo, insomma, inizia. Quindi noi adesso in questo momento viviamo una conoscenza e una, diciamo, del giardino delle religioni come mai prima d'ora, quindi siamo un po' anche confusi, no? Cioè, nel senso che, però le religioni hanno un percorso temporale molto preciso e hanno delle, come dire, caratteristiche molto precise, che sono legate al tempo e al luogo in cui sono state rivelate. Quindi nel tempo e nel luogo in cui sono state rivelate sono cresciute anche le organizzazioni religiose, che sono quelle che provocano il problema, diciamo, di conoscenza reciproca. ovviamente Bahá'í, nascendo nell'Islam, siamo ovviamente perseguitati, purtroppo, no, ma come poi tutti i rinnovatori, no? E quindi fondamentalmente ci deve essere, c'è una volontà intanto di conoscersi, e c'è un ottimo, devo dire, almeno qui in Italia, anche nella zona, insomma, dove viviamo, di progresso sull'interreligiosità, dove ognuno, insomma, si conosce e bisogna cercare di vivere in cooperazione, soprattutto di agganciarci alle cose che ci uniscono. Ecco, e tralasciare tutti quei fronzoli, quelle questioni che magari a tanti piacciono ma che ci disuniscono. Ecco, noi dobbiamo cercare di fare in modo che le religioni, in questo caso gli uomini, rappresentanti di queste religioni, si uniscano sulle cose che li accomunano. È molto importante questo. Un po' come succede tra due marito e moglie che, se vogliono far durare la loro famiglia, se si accapigliano non c'è niente da fare. Devono cercare di sorvolare sulle questioni che li distanziano. Certo, assolutamente. Allora, Davide, noi siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Ecco, è volato il tempo. Sì, sembra tanto, ma dopo alla fine no, ma pochissimo. Tanto grazie, e comunque a prescindere in questo momento, insomma, beh, grazie per tutto quello che voi fate come radio, come divulgazione, ma sì, veramente una grande speranza a tutti gli ascoltatori, che veramente possiamo veramente farcela, nel senso di costruire un mondo migliore, e dobbiamo crederci da subito su questa questione. Perfetto. In mano nostra. Certo. Ok, grazie e alla prossima. Grazie a te. Ok, ciao.